In questi mesi ci siamo tutti accorti di quanto il diritto ci riguardi da vicino, riguardi la nostra vita quotidiana. Per esempio, negli aspetti della vita quotidiana abbiamo visto come la sospensione di alcune nostre libertà sia stata proprio una influenza del diritto sulla vita di ciascuno di noi. Io mi sto occupando, per esempio, di vedere come la legislazione sull'emergenza coronavirus ha avuto delle conseguenze sul diritto di libertà religiosa, che è un diritto che si collega con molte altre libertà fondamentali, che sta al cuore della persona, della sua sensibilità, e mi sono nella mia vita appassionata alla materia, allo studio della libertà religiosa, perché appunto è un diritto che sta proprio al cuore della persona. E in Dipartimento ci occupiamo da questo punto di vista di molte questioni molto attuali collegate alla regolamentazione giuridica della libertà religiosa, come per esempio anche l'immigrazione, l'Islam, i problemi legati alla convivenza tra religioni diverse.